Ed eccoci, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui per andare avanti a parlare di notizie, extra ufficialità, settimana piena di video, ma diciamo che il periodo lo necessita, continueranno fino anche dopo il termine del calciomercato, perché ci sono tante e tante notizie da sottolineare e di cui parlare. Partiamo dalla Serie C, poi andiamo avanti a scalare, se vogliamo, perché bisogna parlare di un nuovo colpo in casa Feral Pisalò per il reparto portieri. Infatti viene annunciato l'arrivo di Volpe direttamente dall'Asiano Valchiampo, portiere classe 1996, che ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione con la Feralpi, portiere nel pieno della carriera, che in C ha raccolto già esperienze, se non sbaglio anche alla Viterbese, di cui poi parleremo. Adesso vado a cercarlo perché mi sembra abbia giocato nel girone C. Ora riparte al progetto Feralpi, una Feralpi vogliosa di arrivare il più in alto possibile nel girone A, un girone molto livellato nella sua parte, diciamo, più avanzata, tante squadre nel giro di pochi punti e nessuna che ha messo la freccia per, diciamo, poter poi vincere questo campionato. Per cui la Feralpi è lì in lotta e rinforza il reparto portieri, no, scusatemi, con un ex Foggia, cremonese, Gubbio, giocatore comunque di esperienza che alza il livello della rosa più in generale. Ma parliamo di Viterbese, una Viterbese che si ha annunciato il cambio in panchina e anche l'addio con il direttore sportivo Magoni, ne abbiamo parlato nello scorso video. Dopo quindi la parentesi Pesoli, arriva sulla panchina della Viterbese Giovanni Lopez, che quindi sarà il nuovo tecnico della Viterbese, nonostante lui abbia già allenato a Viterbo, soprattutto nella stagione 18-19 e 19-20, ha comunque già esperienze alle spalle tra Vicenza, Lucchese. È un allenatore valido per la categoria, che avrà il compito di tirar fuori dalle sabbie mobili questa Viterbese, che attualmente occupa l'ultima casella in classifica nel girone C e quest'anno farà veramente fatica a salvarsi, nonostante la squadra sia stata rinforzata sul mercato, sono arrivati giocatori importanti. Ecco però l'unico problema, giocatori che probabilmente lo stesso mister non ha magari voluto, quindi quello è un po' l'unico problema. Però ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione e avrà l'obiettivo, assieme a tutta la società, di salvare una piazza che negli scorsi anni è arrivata a vincere anche la Coppa della Serie C, è arrivata in fondo nei play-off, quindi che attualmente si trova in grande difficoltà, anche e soprattutto in virtù della penalizzazione. Una Viterbese che è stata penalizzata di 2 punti, motivazioni non annunciate ufficialmente, però si tratterebbe di un ritardo nel pagamento di 2 rate INPS per un totale di circa 11.600 euro, quindi la Viterbese ha pagato diciamo in ritardo queste 2 rate INPS e quindi si è dovuti, e il TFN ha dovuto, diciamo, per forza di cose, infliggere una sanzione al club. Nello specifico, inibito il dirigente Capozzoli per 3 mesi e 2 punti alla squadra da scontare in questa stagione, che fanno sì che la Viterbese quindi scenda, come dicevo, all'ultimo posto in classifica nel girone C. Vedremo se riuscirà a risollevarsi nonostante queste ulteriori problematiche che certamente non aiutano. Quindi 17 punti finora e una classifica alquanto delicata, anche perché la salvezza diretta dista 10 punti. Ma proseguendo, parliamo velocemente di due giocatori che hanno lasciato questo mondo, perché purtroppo sono scomparsi, diciamo. Nello specifico Anton Wakes, parliamo di un 25enne che militava nello Charlotte FC e che purtroppo
morto, quindi nonostante comunque la giovane età non si conoscono le reali motivazioni, però purtroppo ci ha lasciato in questi ultimi giorni, ma non è l'unico perché a lui si aggiunge anche l'addio di un dirigente della Lucchese in Serie C, nello specifico Enrico Scaletta, 62 anni, che nella Lucchese ricopriva la carica di responsabile marketing, quindi una carica importante a livello dirigenziale, e che ha lasciato quindi la Lucchese, una scomparsa che ovviamente ha lasciato interdetti un po' tutti, sia in società che poi anche quelli del mondo del calcio, della Serie C in particolare. Purtroppo sono cose di cui non vorremmo mai dover parlare. Ma tornando sul calciomercato, andiamo all'estero, perché l'Espanyol rinforza il reparto terzini annunciando Pierre Gabriel, terzino classe 98, calciatore che arriva direttamente dallo Strasburgo. In questa prima parte di stagione ha militato nel Mainz, senza però lasciare grande traccia, è tornato quindi allo Strasburgo, che lo rigira in Liga. All'Espanyol in particolare, squadra in lotta per evitare la retrocessione, terzino tra le altre anche ex Saint-Étienne, giovane tutto sommato, e che in Liga potrebbe trovare spazio. Inserito anche un diritto di riscatto, quindi il club catalano potrà anche eventualmente decidere di riscattarlo, dovesse convincere un po' tutti. Ma restando in Liga, ennesimo rinforzo del Mallorca che annuncia in entrata l'arrivo di Azzi Kadunic. Parliamo di un difensore centrale, classe 1988, calciatore che arriva in prestito dal Rostov, scusatemi, classe 1998, che arriva in prestito dal Rostov, difensore svedese, che finora ha militato principalmente in Russia e che ora per lui si aprono le porte della Liga. Calciatore che potrebbe dare un contributo, evidentemente il club isolano, chiamiamolo così, necessitava di un difensore in più per poter rimpinguare un po' la rosa, e arriva direttamente dalla Russia. Prestito secco, e vedremo se riuscirà a dare un contributo importante. Andiamo avanti perché c'è da parlare di Serie B. Sono tante le operazioni molto molto importanti, perché Tutino riparte dal Palermo, attaccante classe 96 che lascia così Parma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Quindi Palermo, che lo dovrà riscattare, dovesse raggiungere determinate condizioni, perché è un obbligo di riscatto condizionato, ma nel caso in cui lo debba riscattare dovrà pagare al Parma 3 milioni di euro, che è una cifra tutto sommato coerente col valore di un giocatore che purtroppo a Parma ha trovato pochissimo spazio, perché lì davanti ha folta concorrenza. Giocatore che può giocare sia come prima punta che come seconda punta, e potrebbe essere un'alternativa, o addirittura giocare in coppia con Capitan Brunori al Palermo di Corini, un Palermo che viaggia in una posizione di classifica non straordinaria, ma tutto sommato relativamente tranquilla, e che sicuramente alza di molto il tasso tecnico della squadra, perché Tutino è un giocatore molto importante per la categoria, se messo ovviamente nelle giuste condizioni, come qualunque giocatore di questo mondo. Discorso valevole anche per Fiordilino, centrocampista classe 96 che abbraccia il progetto su Tirol di Bisoli, giocatore che era attenzionato anche dal Cosenza, alla fine ha deciso di andare a su Tirol, anche perché si sta giocando la squadra altoatesina, i playoff, per cui non sta giocando certamente come il Cosenza per evitare l'ultimo posto a questo punto. Comunque, parliamo di un giocatore di categoria, un regista, tra le altre anche ex Venezia, da cui proprio arriva, calciatore di qualità, giocatore che sicuramente in categoria può dare tanto, e va a dare un'alternativa in più a centrocampo, considerando che il Sud Tirol ha perso Nicolussi Caviglia,
il quale è andato in Serie A alla Salernitana, per cui una mezzala, un regista in più serviva e arriva un giocatore importante in prestito con diritto di riscatto che potrà quindi essere esercitato. Il Cittadella continua l'opera di rafforzamento. Sono arrivati diversi giocatori dalla Serie C, mi riferisco allo stesso, sempre rimanendo nel parto offensivo, Maestrello, ma arriva anche un giovane, ovvero Ambrosino. Parliamo in questo caso di un attaccante, una prima punta, potrebbe, gioca anche come seconda punta, diciamo. Giocatore abbastanza veloce che ha iniziato la stagione a Como, non trovando però mai spazio. 2003 che va a giocare a Cittadella, può dare qualche alternativa in più per una squadra, quella di Gorini, in difficoltà e che quest'anno credo farà molta fatica a salvarsi. Se gli scorsi anni è arrivato a un penny dalla Serie A, quest'anno credo sia veramente difficile centrare la salvezza, però parliamo di un giocatore di buon livello, di buone prospettive, che deve giocare per poter dimostrare le sue qualità. Arriva dal Napoli in prestito e terminerà quindi la stagione al Cittadella. Nel frattempo anche il Brescia di Clotet, che è appena rientrato sulla panchina del club lombardo, annuncia un colpo di mercato, ovvero Bjorkengren, centrocampista classe 98, calciatore che arriva dal Lecce, giocatore che ha giocato con molta più continuità lo scorso anno, poi con il salto di categoria in Serie A con Baroli non ha trovato più molto spazio, però parliamo di una mezzala di livello per la categoria. Sicuramente a Brescia potrà trovare spazio e dare anche alternative a centrocampo. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1,3 milioni di euro, che è una cifra tutto sommato coerente, quindi Brescia che potrà poi, al termine di questa stagione, riscattarlo dal Lecce. Ma andando avanti, torniamo quindi a parlare di estero, perché il Genk rinforza il reparto offensivo annunciando dall'Anderlecht, quindi sempre dal campionato belga, El Hadj, trequartista classe 2002. Giocatore tecnico, giocatore molto intrigante, che rinforza un Genk che attualmente sta dominando il campionato belga. Firma un contratto fino al 2027, arriva per 2 milioni di euro, cifra anche abbastanza diciamo bassa se vogliamo, ed è un giocatore giovane, un giocatore che potrebbe certamente dare un contributo. Consideriamo anche che il Genk, no, sì, il Genk, no. No, in realtà il Ghent, la squadra che. Sì, il Ghent, squadra in cui milita Onuachu. Vediamo un attimo perché mi confondo sempre. No, in realtà Onuachu è proprio del Ghent, calciatore che sembrerebbe essere attenzionato da diversi club, top club. Si parla di Southampton, si parla di diverse squadre. Quindi potrebbe perdere un attaccante, il Ghent, e nel frattempo rinforza il reparto annunciando un giocatore per la tre quarti, per il centrocampo, anche volendo, perché può giocare anche qualche metro indietro, sicuramente valido. Per il resto, doppio colpo in casa a Augsburg, un Augsburg che si sta rinforzando tantissimo con tanti giovani. Abbiamo parlato di Engels, abbiamo parlato di Belio, ora arrivano anche Cardona e Yeboah, entrambi per il reparto offensivo. Yeboah è un attaccante classe 2000, che conosciamo assolutamente bene, arriva infatti dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro, che è un riscatto anche abbastanza importante. Giocatore che a Genova non ha mai trovato spazio, nonostante si parlasse di un prospetto, un giocatore che avrebbe dovuto, non dico fare la differenza, però sicuramente giocare e dare il proprio contributo. Riparte qui dalla Bundes. In un Augsburg che ha annunciato tanti, tanti rinforzi lì davanti, evidentemente necessitava di attaccanti che potessero un po' dare freschezza alla squadra, una squadra che sta lottando per evitare la retrocessione e che credo sarà in lotta fino all'ultimo, ed evidentemente si è voluto puntare su giovani che potessero, diciamo,
dare quell'area di freschezza in più alla squadra. E in parte mi riferisco oltre a Yeboah, che comunque è una seconda punta, un giocatore abbastanza veloce. Mi riferisco anche a Cardona, per quanto abbia caratteristiche diverse. Parliamo di un classe 97 che arriva dal Brest per 500.000 euro, giocatore che ha militato finora sempre in Ligue 1. Parliamo di un attaccante comunque molto valido che segna con discreta continuità. Ha firmato un contratto fino al 2027 con l'Augsburg, che continua, ripeto, a rafforzare il reparto offensivo. Arriva un giocatore. Abbastanza un attaccante abbastanza il classico numero 9, ecco, possiamo definirlo in parte così, e ennesimo rinforzo che, come dicevo, va a ritoccare la rosa a disposizione dell'Augsburg. Veramente tanti rinforzi annunciati, tanti in prospettiva, tanti altri no, però questo è. Vedremo se riusciranno a rendere fin da subito in Bundes, per quanto siano campionati diversi e ovviamente questi calciatori debbano adattarsi, perché sono tutti stranieri, quelli annunciati finora. Ma proseguendo, parliamo sempre di notizie all'estero, perché Piatkowski riparte dal Ghent, quindi torniamo a parlare di Belgio, un Ghent che si trova nelle prime posizioni di classifica, e che potrebbe confermare quelle. Ovviamente l'obiettivo è centrare l'Europa in qualche modo, e nel frattempo arriva un giocatore da Salisburgo, parliamo di un centrale difensivo classe 2000, giocatore giovane, che arriva con la formula del prestito, calciatore che era attenzionato anche dall'Udinese in estate e che ora riparte dal progetto Ghent, squadra che comunque valorizza molti giovani, che ci punta anche, vedremo se in questi ultimi 6 mesi riuscirà a trovare spazio e chissà magari a valorizzarsi di più, visto che in Austria ha giocato veramente, veramente poco. Evjen è un nuovo calciatore del Brøndby, ala classe 2000, calciatore che lascia la Z a titolo definitivo. Ha firmato con il club danese un contratto fino al 2027, il cui club danese lo ha prelevato per circa 1,6 milioni di euro, quindi una cifra anche tutto sommato coerente con un giocatore, un buon esterno, con buone qualità tecniche che in Olanda non ha mai dato grande continuità, però i suoi numeri li ha sempre fatti. E credo onestamente che l'esterno norvegese in un campionato come quello danese, dove il livello rispetto a quello olandese è più basso, possa fare molto molto bene. Giocatore giovane che può ancora crescere, per cui rinforzo importante per il Brøndby. Torniamo però in Italia, andiamo in Serie C perché sono tante le altre notizie da sottolineare. Ciuferri è un nuovo calciatore del Giugliano. Riparte quindi dal girone C, parliamo di un trequartista classe 2004 che arriva definitivamente dalla Roma, ha militato infatti in particolare in primavera, però non trovando molto spazio e per ora si aprono quindi per lui le porte del professionismo, in cui potrà crescere e potrà mettersi in concorrenza, se vogliamo, con tanti altri calciatori. Vedremo se al Giugliano troverà spazio o meno. È un giovane, vedremo se fin da subito il club, diciamo, campano sarà disposto a dargli spazio. Ma proseguiamo perché sono ben due i rinforzi in casa Avellino. Restando in Campania, squadra ambiziosa, nonostante una classifica che non le dà ragione, diciamo così, dopo una partenza abbastanza negativa. La squadra di mister Rastelli, credo sia, adesso non mi ricordo onestamente, adesso ve lo vado subito a cercare perché per dovere di cronaca, se vogliamo, un Avellino che però annuncia ben due rinforzi in entrata, due rinforzi per la categoria certamente importanti. Sì, ancora Rastelli, il tecnico dell'Avellino,
che potranno certamente alzare il tasso tecnico della rosa in ottica playoff. Arriva per il centrocampo Mazzocco, centrocampista classe 95, che andrà un po' a rimpiazzare la partenza di Franco, il quale è andato alla Turris, meglio, è tornato alla Turris. Arriva un giocatore tecnico, un centrocampista che ha militato in categorie superiori per diversi anni. Arriva infatti dal Cittadella, dove non ha trovato molto spazio, però ha giocato anche in B ed è un calciatore che per questa Serie C e per questo Avellino può alzare sicuramente il livello della rosa, ma così come anche Tunkara per il reparto offensivo. Parliamo di un calciatore classe 1996, anch'egli proveniente dal Cittadella, dove ha giocato molto lo scorso anno in realtà, in cui il Città fece molto bene, sempre con Gorini. Quest'anno ha trovato meno spazio e ha voluto così scendere di categoria per giocare di più. Parliamo di un giocatore di ottimo livello, ce lo ricordiamo ai tempi della Viterbese, in cui fece tanti tanti gol. E credo che ad Avellino possa confermarsi in questo senso. Arriva in prestito con obbligo di riscatto, per cui poi potrebbe essere eventualmente riscattato da parte dell'Avellino, vedremo. O meglio, se in quanto obbligo, ora non c'è scritto nel comunicato obbligo di riscatto condizionato, per cui ciò vuol dire che dovrebbe essere un obbligo, e quindi al termine della stagione poi l'Avellino dovrà riscattarlo. Comunque, parliamo di un giocatore di livello che aumenterà di sicuro la forza di questa rosa. Ma andando avanti, sono tante le altre notizie da sottolineare, ma io andrei allora, parliamo di notizie extra a questo punto, perché credo che siamo arrivati un po' al termine con le notizie ufficiali. Per quanto ce ne sono ancora tantissime, ragazzi, usciranno tantissimi altri video, tantissimi altri contenuti, perché sono molte quelle da sottolineare. Poi avevo anche in mente di fare una sorta di recap al termine del calciomercato, un recap in cui in un video in cui andiamo, o meglio, vado a riportare tutti i trasferimenti nei top campionati e in Italia, dalla Serie A alla Serie C, senza soffermarmici, ma semplicemente dicendo Mazzocco all'Avellino, Tunkara all'Avellino, eccetera, eccetera. Comunque, notizie extra, partiamo dalla Ternana, per forza di cose, perché ci sono grani importanti per il presidente Bandecchi. Allora, attenzione, non dovrebbero riguardare la Ternana società, la Ternana squadra, però la Ternana, o meglio, chi gestisce la Ternana, sì, quindi per forza di cose potrebbe avere ricadute anche sulla squadra. In particolare si accusa Bandecchi, che è sia il presidente della Ternana che amministratore dell'università Cusano, che per chi guarda la Serie B c'è lo sponsor scritto grande come una casa, Unicusano, sulle magliette della Ternana. E attenzione, perché i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma hanno eseguito un sequestro di beni per un equivalente di circa 20 milioni di euro nei confronti dell'Università Niccolò Cusano. Quindi parliamo di un'indagine molto importante, un sequestro di non 5 euro, 26 euro, ma sono 20 milioni di euro. Tantissimi, e si parla di importi evasi dal 2016 al 2020, quindi non è una cosa di un anno, una cosa che andava avanti per molti anni e ovviamente potrebbe avere ricadute su quella che è la Ternana, in particolare sulla figura di Bandecchi, che ovviamente ora è al centro di questa indagine. Sequestrata anche una Rolls-Royce da 500.000 euro, una Ferrari, credo a carico di Bandecchi stesso. Vedremo quali saranno gli sviluppi, però è una situazione molto molto delicata, in quanto, ripeto, Unicusano è anche, se vogliamo, proprietario della Ternana, per cui non è coinvolto il club per ora, perché se si sono evasi, no, comunque hanno evaso dei beni, ma
non riguardava direttamente il club, però ovviamente se Van Dijk viene arrestato riguarda anche il club, cioè quindi a cascata anche la Ternana dovrebbe e sarà credo coinvolta. Comunque, spostandoci da una situazione societaria difficile ad un'altra, andiamo in casa Juve, o meglio, andiamo a parlare di Agnelli, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni nell'ultimo periodo, in realtà in un altro video ne abbiamo parlato ampiamente. Volevo riportarvi queste altre tre righe che lo stesso Agnelli ha dichiarato negli scorsi giorni. Il calcio europeo deve riformarsi, altrimenti sparirà in favore della Premier, che in pochi anni attrarrà tutti i migliori talenti. Il calcio è un'industria. Allora, Agnelli non va troppo lontano, o meglio, va molto vicino alla realtà, anche perché lui, essendo lì, essendo stato anche il presidente dell'ECA, cioè lui le ha viste tutte a livello europeo, e infatti, e soprattutto, non è che non ha tutti i torti, ha ragione. Il calcio deve riformarsi in qualche modo, in un modo che possa essere più attrattivo, in maniera egualitaria, se vogliamo, perché ad oggi la Premier attrae la maggior parte dei diritti TV e la maggior parte dei calciatori perché si sta bene, perché gli stadi sono all'avanguardia, perché le società sono ricche e perché gli stipendi sono alti. Quindi nel momento in cui tutti gli altri non riescono a concorrere con questa Premier, in effetti si ha una sorta di... Adesso tanti dicono la Premier, la Superlega. Concettualmente sì, non la Superlega che avrebbero voluto creare inizialmente, quindi un torneo chiuso, però concettualmente sì, in effetti la Premier lo è e in futuro se non si farà niente, soprattutto in Italia, per cercare di ridurre il gap, ovviamente sarà sempre peggio in questo senso. Sul discorso che il calcio sia un'industria, sì, produce ricchezze monetarie per coloro che la gestiscono, la società produce comunque beni, servizi, tutto sommato è un'industria vera e propria. Comunque, a parte questo, chiudiamo con un'altra intervista, questa a Gravina, che ha lanciato una frecciatina a Lega di Serie A e in particolare a Casini e dice: vedere la Supercoppa italiana in Arabia Saudita mi rattrista. Tornare a giocarla a Milano o a Roma sarebbe l'ideale. Il calcio trovi risorse alternative così da coltivare sport nei nostri territori senza dover andare in Arabia. Quindi critica l'esportazione del prodotto Supercoppa. In realtà, guardate, io non ci trovo niente di male ad andare a giocare all'estero, semplicemente perché può essere un motivo per far conoscere il nostro calcio, il nostro prodotto anche all'estero, invece che limitarlo ai nostri confini. Non parliamo di una ecco, arrivare al campionato mi sembra esagerato, però una competizione come la Supercoppa non ci vedo niente di male a giocare all'estero, cioè la competizione è perfetta per esportarla, tanto che lo fanno anche tutti gli altri praticamente. Lo fanno in Spagna, lo fanno un po' dappertutto, ma perché in effetti è una competizione che si presta ad essere esportata in altri. Poi si può discutere sul fatto che in Arabia ci siano soldi, si può discutere sul luogo, però io credo che non ci sia nessun problema ad esportare una competizione come la Supercoppa all'estero. Ripeto, anche proprio per far conoscere meglio il prodotto calcio, semplicemente, ovviamente calcio nostro in questo senso. Quindi frecciatina che, vabbè, Gravina dovrebbe pensare ad altro piuttosto che commentare la Supercoppa perché ci sarebbero tanti altri problemi che affliggono il nostro mondo, non tanto la Supercoppa all'estero, quindi mi sembra che siano anche un po', non dico fuori luogo perché non è che uno sia limitato nell'esprimere le proprie opinioni, però, caro Gravina, ci sarebbe una riforma da dover fare e la famosa assemblea rinviata a gennaio che non si sta più parlando ormai di questa cazzo di assemblea, e la riforma la vedremo nel 2049 probabilmente, e sei tu pure coinvolto, quindi invece di pensare alla Supercoppa all'estero ci sarebbe da pensare ad altro. Comunque, io a questo punto mi fermo.
Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi.